quindi registro. Qui si tratta di ripartire dalla terra, cioè dalla vita concreta di ognuno di noi, la nostra famiglia, i nostri figli, la scuola che frequentano, chi li perché lei. La comunità di cui facciamo parte, che è una comunità politica, ma non solo, tutti più o meno lavoriamo. Io faccio lo psicoterapeuta e nella mia comunità professionale gli apologeti del gender sono il 99%. Noi stiamo cominciando ad autodenunciarci, perché per queste sono buffonate e alcuni cari amici sono autodenunciate, a me non mi piglia mai sul serio, ma sono andati al Consiglio dell'Ordine che li ha dovuti assorbere, perché il principio di fondo è che il principio che un uomo è diverso da una donna oggi è come la linea del chiave, se cade siamo tutti fottuti. La stessa cosa riguarda il principio di sussidiarietà, perché ciò che organizza rettamente la società è questo. Noi, l'educazione dei nostri figli, sono questione nostra, e il primo che arriva a rompere le balle minaccia di pigliarsi una doppiettata nella faccia. È una metafora, ma una metafora che nella storia è stata a un certo punto un avvertimento, se non proprio un limite storico, perché c'è il momento in cui bisogna anche alzare la voce, e nel momento in cui noi siamo pensati come serbatoio di organi e le signore serbatoio di uteri, da vendere a noleggio in nome di chi ha i quattrini per acquistare il genere, abbiamo bisogno di alzare la voce. Se voi conoscete qualche siriano, laboratorio massimo, no, di questo processo di distruzione dell'identità, può essere laico, può essere credente, ortodosso, cattolico, eccetera, quali sono le autorità a cui istintivamente questo popolo si è ricollegato per non essere sbriciolato? Lo Stato. Le chiese. Io sarò un vecchio brigante reazionario, codino e pontificio, cosa di cui mi vanto pubblicamente da decenni, ma vi giuro che in tutto il mondo non esiste una ricetta che permetta di uscire da questa corrente immonda della globalizzazione, se non ricordarsi della nostra civiltà, delle nostre strutture giuridiche e della nostra fede religiosa. Su questo noi, ripeto, in Italia abbiamo ancora delle chance che gli amici dell'Europa hanno perso. Chi fa politica parte da qua, si difende la famiglia, si difende l'educazione, si difende la scuola. Io sono troppo d'accordo con lui per ripetere quello che ha detto. Si riparte da ciò che è sotto le nostre mani. In Europa si riparte dal fatto che questa costruzione oramai è marcia e non fanno neanche più una Commissione europea, non ce la fanno più perché si mangiano tra di loro. Abbiamo bisogno di smontare questa macchina, la falsa partenza di cui parla Franco Cardini, e di ripensare un'Europa di modello imperiale. Imperiale! Matteo Simonetti, grazie anche a te per il contributo. Faremo altri incontri di questo tipo, ce n'è uno già in programma a fine novembre, che sarà una grande sorpresa anche per la città di Ancona, perché parlerà di economia vista in un altro modo. La parola a Matteo Simonetti. Dunque, che fare? Siamo in un momento di emergenza, quindi in un momento di emergenza bisogna mettere da parte per un attimo le elucubrazioni. È vero che diceva Carlo che l'importante è la cultura, la riflessione, però è del tutto inutile che noi riflettiamo, a parte che lo stiamo facendo da vent'anni, il problema è che non è stato abbastanza dato spazio a chi lo faceva da vent'anni da questa parte politica. Però il problema, dico, è mettere in condizione i pensatori di potersi esprimere, perché è del tutto inutile che noi elaboriamo delle visioni del mondo alternative se poi ogni 3 secondi ci bloccano la pagina Facebook. Cioè, io sto un mese fuori Facebook e 3 giorni dentro. È inutile che bloccano, che noi riflettiamo su narrazioni alternative a quelle del pensiero unico e poi non siamo in grado di esprimerle, perché chiudono le pagine dei movimenti politici che non sono conformi al pensiero unico. Quindi io direi questo come cosa da fare urgentemente, che la politica sostenga i pensatori non conformi con un sostegno che sia anche giuridico, ma sia anche di azione parlamentare, azione di proposta legislativa.
non scordiamoci che siamo in una situazione nella quale l'Europa imporrà, l'ha già fatto, ma aspetta la nostra trasformazione in legge, norme più restrittive sulle fake news, sulle hate speech, eccetera. Siamo in presenza di una vera e propria censura. Si tratta di reati di opinione. È impossibile che nel mondo che si riempie la bocca di pluralismo oggi a qualcuno è concesso di parlare a qualcuno. Quindi secondo me l'urgenza oggi è questa. Oltre, anzi contemporaneamente all'elaborazione teorica, va messa in campo una forza propulsiva che difenda chi fa questa elaborazione dagli attacchi censori. Grazie. L'appello è anche sostenuto, sì. Come è costato, come che contestavo all'inizio insieme a Angelo Antonio, il Comune di Ancona ha speso 210.000 euro. La manifestazione di questa sera non arriva a un costo di 2.000 euro, credo che abbiamo dato anche un segnale importante e mi sento di dire però che dobbiamo essere sostenuti, perché alcuni ci mettono l'anima, l'impegno e un po' di soldi, ma purtroppo le cose si fa anche con un minimo di autofinanziamento, quindi chi può ci dia una mano. Adesso le conclusioni finali a Diego Fusano. Grazie, intanto io ho anticipato nel mio intervento alcune possibili piste di emancipazione per uscire dalla caverna. Lasciate che dopo i grandi temi dello Stato, della famiglia, faccia riferimento a una piccola vicenda rapidissima, che è un testo teatrale che è uscito recentemente, credo 3 anni fa, che si intitola 7 minuti di Stefano Massini, edito da Einaudi, non so quanti di voi l'hanno letto, visto, rappresentato. Ad ogni modo è la storia di una fabbrica francese che viene acquisita da una multinazionale. Le lavoratrici temono di essere licenziate dalle cravatte, come le chiamano, dai nuovi proprietari. La più anziana di queste lavoratrici, Blanche, viene convocata dal consiglio di amministrazione. Dopo una lunga discussione torna dalle sue compagne di lavoro e le rassicura: nessuna di noi verrà licenziata, la fabbrica procede bene, i conti sono in ordine e quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo. C'è però, attenzione, una clausola nel nuovo contratto di lavoro che ci propongono: ci chiedono di rinunziare a 7 minuti al giorno della nostra pausa pranzo, da cui il titolo dell'opera. Tutte di pancia vorrebbero accettare, l'importante è non essere licenziati, ma Blanche, che è la più anziana e la più sabia, a proposito di importanza degli anziani, noi in un'epoca in cui vogliono togliere il voto agli anziani, tra l'altro, no? Perché ha più esperienze, più memoria storica, evidentemente, Blanche dice: attenzione, 7 minuti al giorno moltiplicato per tutto l'anno e senza che ve ne sia bisogno oggettivo significa A, che regaliamo un sacco di ore all'anno al padronato della multinazionale, e B, che siamo disposti, senza che ve ne sia bisogno, a rinunziare a parte dei nostri diritti, senza che ve ne sia bisogno. Allora che fa? Si apre un dibattito interno alla fabbrica. È interessante nella narrazione di Massini il fatto che c'è anche una lavoratrice migrante dall'Africa che dice: no, io accetto a scatola chiusa, rispetto all'Africa è tutto perfetto. Qua emerge bene come dire, il conflitto di classe, come usi la deportazione di persone extraeuropee per abbassare le condizioni di tutti. C'è anche una lavoratrice che dice a un certo punto: ma tu vedi sempre complotti ovunque, Blanche, accettiamo questo contratto e basta. I complottisti, quelli che non si accontentano di vedere le cose, magari fanno vedere cosa c'è dietro. A un certo punto si illumina una ragazza della fabbrica, dice: ha ragione Blanche, perché qui è una questione di dignità del lavoro, non solo di noi che siamo qui, ma di tutti quelli che lavorano anche fuori. Chissà che un colpo alla volta di 7 minuti non ci tolgano tutto, no? E quante poi di noi verranno licenziate dopo che regaliamo ore? Allora si accende un dibattito, si fa la votazione finale: accettare il nuovo contratto o respingerlo? Metà con Blanche vogliono respingerlo al mittente, l'altra metà invece vogliono accettarlo. L'ultimo voto, sono in pareggio, 50-50, c'è l'ultimo voto che è quello determinante, lo deve esprimere la giovane Sophie, mentre sta per esprimere il suo giudizio, da cui tutto dipende, cala il sipario. Perché? Perché è la nostra storia, è la storia di un conflitto, quello tra noi e loro, tra il basso e l'alto, tra il popolo e il padronato cosmopolitico, che è in corso. E la nostra capacità di ottenere dipende dalla nostra capacità di dire di no, evidentemente, di opporci in piccoli gesti quotidiani in cui si incarni il grande rifiuto rispetto alla
civiltà mercificata che riduce gli uomini a cose che non conosce valore ma solo prezzo, dipende dalla nostra capacità di dire di no, piccoli no che sono in realtà grandi, come il no del 2016 al referendum della Costituzione voluto da JP Morgan e appoggiato dalle sinistre cosmopolite fucsie. Ancora il Brexit, che appunto viene è la voce di un popolo che si oppone all'Unione Europea, e così via, di piccoli passi in piccoli passi. Questa è la capacità della critica, perché bisogna saper coniugare e imitare il grande dissenso verso la civiltà di massa del capitale con gesti quotidiani che sappiano tradurre in atto, come hanno fatto i fabbri spagnoli opponendosi di eseguire gli sfratti ai cittadini voluti dalle banche. Questi sono piccoli gesti eroici di resistenza da cui passa la nostra capacità di lottare, ma perché questo avvenga c'è bisogno non solo di sguardi sulla realtà, che pure sono fondamentali, c'è anzitutto bisogno di sguardi fra noi, per tornare a uscire dalla propria solitudine consumistica e a creare momenti di sguardo e riconoscimento, di modo che si riformi quella che un vostro conterraneo chiamava la social catena. Grazie a tutti voi che siete venuti così numerosi. Stasera si chiude qui, ma si chiude, ma è un inizio di una stagione che credo porterà il cambiamento.